bentornati razziatori in questo nuovo video. Allora, voi sapete che, tra virgolette, io amo i confronti. Chiaramente non posso sempre portare mille macchine così, quindi userò sempre il mio dono dell'onnipresenza. Adesso sono qui. Adesso invece siamo con la nipotina. Lo so, non è una Evo, siamo d'accordo. È una semplicissima, appunto, 2012. Però ragazzi, parliamoci chiaro, tra Evo e 2012 cambia solo il baffo qui. Non cambia un cazzo. Quindi prendetela per buona, dai. Allora, le differenze si notano prima di tutto nella linea, sia davanti che dietro, in quanto comunque è cresciuta di dimensioni e chiaramente ha un design, secondo me, più accattivante, più rotondo, più moderno e chiaramente ha anche un ingombro maggiore e uno spazio maggiore. Infatti la successiva della 188 era la grande punto, una chiamata grande punto, perché appunto era più grande di dimensioni. Poi è arrivata la Evo e la 2012, che le hanno semplicemente allungate di un pelo e l'hanno aggiornata più che altro sugli interni. Di aggiornamenti grossi non ne hanno fatti. Piccolo scarico qua, un po' finto, che è per le versioni lounge, che sembra quasi di un Abarth. No, è un semplicissimo 1200 Fire. Oggi mi sembrava corretto confrontare la madre e la figlia. Chiaramente adesso confronto una punto 188 con una punto Evo. È vero, la figlia è la grande punto, ma la sostanza è sempre quella. Allora, la punto 188 è nata nel 99 ed è stata allora sostituita dalla grande punto, anzi prima affiancata nel 2005, poi questa qua è durata fino al 2010 perché hanno fatto la punto classic, praticamente per dismettere i pezzi rimanenti, un po' come hanno fatto sulla 206, che hanno fatto la 206 Plus, e la Clio, che hanno fatto la Clio Storia. In quegli anni andava molto, tra virgolette, riciclare il modello precedente. Questo senz'altro. Allora, questa era già una fanalona, quindi restyling. Diciamo che come estetica rispetto alla grande punto, no, la grande punto era molto più riuscita. Punto Evo a me non fa impazzire, lo sapete, però diciamo che questa qua comunque aveva un pregio rispetto alla grande punto: il peso. Questa qua aveva il giusto compromesso tra carrozzeria e peso, perché era una macchina che non era troppo leggera, ma era ancora abbastanza sicura rispetto alla punto 176. Allora, naturalmente sia questa che la grande punto e la punto Evo hanno lo stesso sistema sospensivo, quindi Mach Personal anteriore e assale torcente dietro, non cambia molto. Diciamo che questa, vabbè, non brillava come tenuta di strada rispetto alla grande punto, un po' per le misure di gomme ridotte. Questa, vabbè, ha già le 8.55-5.15, ma perché sono state messe aftermarket. Di solito questa versione gira con le 6.5-70-14, quindi spalla della gomma molto alta, che non l'aiutava nel rollio, ma già come telaio sì, era allineato per l'epoca, ma la grande punto era molto migliore. Questo ve lo devo dire per certo. E oltre a questo si può dire però una cosa: la punto 188, soprattutto il retrotreno, è molto meno delicata della grande punto. Infatti questa macchina qua è molto facile vederla ancora oggi nei campi caricata di legna, perché è una macchina che difficilmente cede. Allora, come la 188 monta un Mach Personal anteriore e una sale torcente dietro, lì non è cambiato niente, e addirittura l'hanno alzata come spalla della gomma, perché per esempio la 188 montava 55 di spalla, quindi 8.5, 5.5, 15, in questo caso è 8.5, 6.5, 15, poi ci arrivano le misure da 16 con le 9.5, 5.5, 16 e 205, 45, 17, se non ricordo male 2.15, 40, 18 per le versioni punto Abarth. Mentre invece la 188 si fermava ai 15, i 16 non mi pare li abbia mai montati neanche sull'HGT, vi dico la verità. Quindi diciamo è cresciuta come gomme per quanto riguarda anche gli allestimenti più scarsi, perché di solito la 188 usciva col 14, quindi gomma maggiore fa sempre il suo effetto. Vediamo sui motori. 188 aveva ancora i motori Fiat di vecchio stampo, quindi vabbè, aveva sempre i classici Fire, però in versione senza variatore di fase, quindi 60 cavalli per la versione 8 valvole, 1216 valvole, 80 cavalli. Purtroppo sulla grande punto il 1216 valvole non l'hanno mai messo. Poi c'era il 1416 valvole Fire 95 cavalli, che già c'era anche sulla grande punto. Diciamo che questa qua aveva il difetto delle guarnizioni di testa che saltavano, mentre invece sulla grande punto questo difetto non c'era, perché appunto la guarnizione di testa era un pelo più grande e aveva anche più bulloni attaccati sulla testa. Questo senz'altro. Poi diesel, erano già arrivati i 1300 multijet, questo è il 70 cavalli, mentre invece sulla grande punto e punto Evo è arrivato il 1375 cavalli, e poi anche le altre versioni che vi dirò dopo.
e montava insieme a questo anche prima il 1900 aspirato, poi 1900 GTD e poi multijet 8 valvole 101 cavalli. Andiamo invece a vedere i motori della grande Punto. Allora, la Punto Evo 2012 cosa monta rispetto alla 188? Il 1200 Fire è rimasto, e anche il 1400, cambia solo che gli ha messo la fasatura variabile. Quindi praticamente la 188 fasatura fissa, i Fire nuovi hanno la fasatura variabile. La differenza appunto l'erogazione agli alti, perché tira un pelo più in alto e ha molta meno ripresa anche grazie al peso maggiore e le marce più lunghe. Diciamo che questo le aiuta magari nei consumi, un po' meno come ripresa, perché è proprio un chiodo piantato nel muro sto motore, e anche 1400 uguale. La differenza però si ha sia sulle versioni diesel che sulle versioni turbo e benzina più potenti. Perché? Allora, praticamente arrivano i nuovi 1300 multijet 75, 85, 95 cavalli. Si adottano anche le turbine a geometria variabile nelle versioni più potenti. Chiaramente viene inserito il DPF. E soprattutto arrivano con la Punto Evo, arrivano anche i 1300 multijet, turbina alta, praticamente hanno messo la turbina alta per tra virgolette favorire le rigenerazioni del DPF, in quanto ha messo appunto il DPF sotto i collettori per far sì che riesca a scaldarsi più facilmente rispetto al vecchio 1300 della Punto Grande Punto, che aveva il DPF in mezzo alla macchina. Poi, oltre a quello, nella Evo c'era anche il 1600 multijet, mentre nella Grande Punto c'era il 1900. Vabbè, su invece la 2012 c'è solo 1300. Poi, turbo benzina. Arrivano i primi turbo benzina. Sulla Grande Punto c'erano i T-Jet. Sulla Evo i Multi-Air. 135 cavalli nelle versioni Evo normali. E poi 155, 160, 180 cavalli. Allora, questa è la cosa che non mi ha mai convinto della Punto 188 è il posteriore. Non mi è mai piaciuta. Sulla restyling come questa l'hanno un pelo arrotondato, mettiamola così, però la forma da cassone l'ha sempre avuta. Sì, lo so, è un po' ripetitiva come cosa ed è un po' cattiva, però è vero. Però alla fine, nonostante le dimensioni contenute, il bagagliaio è buono, che è di 280 litri, come vi ho fatto vedere nella prova precedente. Vediamo invece il bagagliaio della Grande Punto. Allora, il bagagliaio io rispetto alla 188 è cresciuto notevolmente, perché come vedete ha uno spazio di carico maggiore, ha sempre una soglia di carico molto alta, però lo spazio è maggiore, come anche negli interni. Vediamo prima la 188 e poi come si è evoluta. Interni della Punto 188, molto spartani, molto 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 spartani. Diciamo che allora la cosa che per esempio ha questa macchina è semplicemente autoradio, aria condizionata, chiaramente servosterzo e due finestrini elettrici che sono posizionati qua, i comandi per tirare sui vetri, che è una cosa che detesto, mentre sulla Grande Punto sono posizionati sulla portiera. Poi pomello del cambio, allora il cambio sicuramente rispetto alla Grande Punto forse è migliore come innesti, però ha una escursione più lunga, più una forma un po' discutibile, mettiamola così. Questo senz'altro. Poi anche per l'accensione dell'aria condizionata, questa levetta qua, che chi non lo sa dice come cacchio si accende sta cosa, clic, così, e si accende la pallina. Però, però alla fine il resto è qua, quindi siti, spannatore, fendinebbia. Poi c'è qua una predisposizione per un qualcosa. Alla fine questa è una macchina molto plasticona, diciamo che allora questa qua come qualità non brillava, diciamo che se stava anche tanto al sole si spaccava anche questa plastica qua. Sulla Grande Punto hanno fatto una bella miglioria, che poi è stata migliorata ancora di più nella Punto Evo. La Punto Evo come qualità infatti rispetto a questa era 10 volte superiore senz'altro. Però una forma tipica da Fiat sono le forme delle bocchette. Le bocchette sono un classico Fiat, queste qua. Vediamo invece gli interni della Grande Punto. Allora, la Punto Evo rispetto alla 188 è cambiata completamente, migliorando come qualità costruttiva. Primo per queste plastiche qua, e anche queste, anche se qualche scricchiolio ce l'hanno, ma soprattutto con una console molto più aggiornata. Questa comprende già il Bluetooth e l'AUX, questo è il Blue Me di seconda generazione. Poi hanno voluto anche rievocare un po' lo sport, anche nelle versioni un po' entry level, come questa qua, nonostante sia una semplicissima 1200 Fire 69 cavalli. Rispetto alla Punto 188 il salto di categoria è notevole.
sì, appunto come la guida, perché appunto ha un telaio molto migliore, ma nettamente migliore come cambio. Questo qua è molto più preciso. E chiaramente anche come tenuta di strada, come sterzo, qualità costruttiva. Questa macchina qua rispetto alla 188 è nettamente superiore. Perde qualcosa come affidabilità perché chiaramente ha cose, più cose attaccate. Quello senz'altro. Ok, nella prossima puntata vi farò vedere le differenze di guida tra la 188 e questa. Grazie mille per la visione di questo video. Naturalmente vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e se volete potete anche seguirmi su Instagram, link in descrizione. Naturalmente vi invito a farlo anche magari per scrivermi per un'eventuale prova di un'auto che non ho portato oppure una versione particolare di un'auto che ho già portato, come può essere una appunto Abarth, una 500 Abarth, un'auto un po' particolare. Naturalmente anche le auto sottovalutate sono molto ben accette visto che mi chiamo appunto Underrated Cars. Oppure anche semplicemente se avete delle curiosità o necessitate di una consulenza su un'auto che magari volete acquistare. Perfetto, vi ringrazio della visione e niente, vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!